sta arrivando, sta arrivando. Come sono finito in questa stanza da gaming segreta con luce a led, PlayStation, snack e molto altro? Ogni volta che c'è una partita di calcio, i miei amici vengono a vedere la partita a casa mia. E non interessandomi molto il calcio, in quel momento mi annoio e in quel momento vorrei giocare tanto alla Play. Ma ovviamente, essendoci il televisore occupato, non posso farlo. E quindi perché non creare una stanza segreta per giocare in pace? Senza disturbarli, così loro guardano la partita e io gioco alla Play. Però il problema era uno: dove costruisco una stanza segreta in camera mia senza essere né sentito e né visto? Sotto il letto, nell'armadio o sotto il divano? Sotto il letto, facendo due calcoli, prendendo due misure, era impossibile da fare. Nell'armadio era molto probabile che io venissi scoperto. E per ultimo, quindi, mi era rimasto il divano. Era il giorno perfetto per fare questa sfida, perché alle 22 di quella sera c'era la partita dell'Italia ed ero sicuro che mio fratello tornasse a casa con un suo amico per vedere la partita. Quindi, essendo da solo durante la giornata, potevo perfettamente costruire la stanza sotto il divano senza essere scoperto. Sì, esatto, una stanza segreta sotto quel divano. Però come faccio a fare una stanza segreta sotto un divano del genere? Ovviamente non potevo bucare il divano per entrare dentro, ma soprattutto è troppo basso per starci dentro. Così ho iniziato a prendere le misure per ricostruire il divano nello stesso punto. Mi sono fatto un progettino al volo su una lavagna per farmi un'idea su cosa dovevo comprare. Però per fare tutto ciò c'era un problema: avevo 6 ore di tempo dall'arrivo di mio fratello e del suo amico, ovvero dell'inizio della partita. E quindi, primo passo, andare a comprare l'occorrente per costruire il divano. Andiamo. Avevo comprato il legno più economico che c'era, ma abbastanza robusto, ovviamente, da reggere almeno 3 persone. Perché se io, mentre sono sotto il divano a giocare alla PlayStation, si sfonda il divano, diciamo che uno, i miei amici mi scoprono, e due, penso succederebbe un disastro, facendomi anche abbastanza male. Avevo preso i materiali più economici, sì, ma comunque sì, avevo speso 200 euro. Sì, la situazione è questa. Non so come ho fatto a fare entrare tutte queste tavole di legno. Per costruire il tutto avevo chiamato un mio amico, avevo bisogno di una mano. E ricordatevi di questo mio amico, perché sarà complice di quando ritornerà a casa mio fratello. Ma appunto, questo mio amico complice è venuto soprattutto ad aiutarmi a costruire il tutto, perché il tempo passava e di certo non ce l'avrei fatta a costruire tutto il divano da solo in sole queste ore. Così, una volta tornati a casa, ho iniziato a tagliare le travi su misura. E le travi erano un punto veramente importante nel divano, perché uno, reggevano in piedi il divano, e due, per la comunità del divano serviva uno schienale, e per tenere sullo schienale servivano delle travi. Successivamente avvitare i pannelli di legno. Tutto ciò sotto il sole per minuti, minuti e minuti. Finito di montare lo scheletro. Allora, potrei lasciarlo così, ma è un tavolo e non ha senso. Ovviamente ora devo mettere i pannelli qua da ricoprire. Faccio un attimo di pausa perché stiamo andando velocissimi, quindi faccio merenda con calma. Stavo iniziando ad affaticarmi, infatti. Avrei voluto arrendermi, mollare tutto e dire basta, non voglio fare sto video. Ma non dovevo. Io volevo questa stanza sotto il divano. Ah, e tra l'altro, questa stanza segreta me l'ha consigliato uno di voi nello scorso episodio della stanza segreta. Quindi scrivimi altri posti dove devo fare un'altra stanza segreta, che magari nel prossimo video sceglierò la tua idea. Ma tornando alla costruzione, la prova più rischiosa. Adesso vedo se intanto, a questo punto diciamo del lavoro, mi riesce già a sostenere il futuro divano. E da finire, ovviamente. Oh, sono soddisfatto del lavoro, ce la stiamo facendo, cioè non pensavo. Tiene. E adesso ovviamente manca solamente lo schienale. Beh, non venire così vicino. Io lo so che tanto voi volete vedere il risultato finale. Quindi, dopo 4 ore di lavori. Allora, adesso mancano solamente i cuscini, perché ho montato tutto. La forma c'era, mancava ovviamente tutto il resto. Cuscini da mettere, un lenzuolo per coprire il legno, proprio come un divano. E dovrò portare in camera il divano e far uscire fuori l'altro. Non so come farò. Il problema è che ho preso lentamente questa cosa. Ho rallentato veramente i ritmi. Io ho paura di non farcela e di essere scoperto dai miei amici. Mi sembrava assurdo di aver finito tutto il lavoro più difficile. Poi la cosa finale, ovviamente, devo allestire l'interno della stanza. E una volta portato il divano in camera, con l'aiuto dei cuscini, ho reso il divano tutto alla stessa altezza, tutto allo stesso livello. Perché ovviamente c'era quest'alta parte del divano che era più bassa. A grazie dei cuscini l'ho reso molto credibile come divano, appunto. Cioè, perché non volevo avere nessun sospetto, non volevo farmi beccare, ma proprio per niente. Io durante tutta la partita volevo stare sotto a giocare. Ragazzi, ma che risultato, sono veramente soddisfatto. Però era arrivato il momento di allestire la stanza interna. Però il problema è uno: mancavano 30 minuti
all'inizio della partita. Vi faccio vedere il prima della stanza, quello così. Direi che manca un bel po' di materiale. Quindi ho iniziato a pulire la stanza perché era sporca, piena di polvere. Ho fatto un po' di pulizia generale. Però c'è un problema. Ovviamente per montare tutto ciò mi serve la corrente. Quindi devo prendere una prolunga, però adesso ci penso, la presa ce l'ho lì vicino, cioè è tipo un metro. A posto, problema risolto, quindi possiamo procedere con tutto quanto. Poi sono andato a prendere la PlayStation, una TV, una bibita, delle patatine per mangiare anche, una coperta così sto comodo. E non è stato facile portare tutto ciò all'interno della stanza, dato che ovviamente non potevo stare in piedi. Ma una volta sistemato tutto quanto, potevo stare tranquillamente sdraiato, anche senza problemi. E infine la chicca, l'oro, le strisce LED. Che impegno veramente, proprio. Le strisce LED, cioè, sono una cavolata, ma svoltano le stanze. Ovviamente, per comodità, così anche da potermi sdraiare, un cuscino da tenere dietro. Per rendermi il più partecipe possibile, avevo nascosto una telecamera all'ingresso, così da farvi vedere quando entrava mio fratello col suo amico. Mi ha appena chiamato mio fratello e mi ha detto che sta per tornare a casa. Io ho detto che sono uscito alla fine con altri miei amici. E di là c'è già il mio amico che sta guardando la partita, appunto, gli sta aspettando. Ora ho messo una telecamera lì nascosta, guardate. Cioè, secondo me non si vede, è difficile da vedere, perché la porta è qua, quindi se uno arriva penso che lì sia l'ultimo posto che guarderebbe, anche perché per andare in camera devo andare qua e poi andare nella porta laggiù. E un'altra telecamera in camera. Vi ricordate appunto il mio amico che vi dicevo prima che sarebbe stato mio complice? Ecco perché al mio amico se gli avrebbero chiesto di me o dov'ero, di che appunto sono uscito un attimo e torno fra un po' perché sono uscito con amici. E dipenderà tutto da te. Il caso ti chiedono che non hanno mai visto questo divano, tu di che io ho cambiato il divano per un video di YouTube. Senza stargli a spiegare troppo qualcosa, inventati qualcosa, ok? E adesso aspettiamo solo l'ora d'arrivo. Erano scattate le 22. Era tutto finito alla perfezione in tempo. Stava andando tutto alla grande. Dopo aver sistemato tutte le telecamere di là, io direi che posso tranquillamente giocare in pace a Fortnite nella stanza. Ma la parte più importante ovviamente alla fine era non essere scoperti. Ok, andiamo, credo di averli sentiti. Sì, sì, hanno chiuso la porta. Stanno arrivando. No, c'è più. No. Dove che cosa è, ragazzi? Buongiorno, Matteo. Sono arrivato qua. Ma non è? Un po' tiro. Sono andato su ieri per fare sui video di così. Secondo me è con questa panca dentro, secondo me è poi anche. Sono riuscito a vedere. E così direi missione compiuta. I miei amici si stanno guardando la partita senza problemi e io sto giocando alla play senza disturbarli. E scrivimi qua sotto nei commenti le prossime stanze dove volete che io le faccia.